È di Titti. No, a parte questo disegno non ha nient'altro, solo queste righe e quadretti. Non è a tracolla. Ed è così. Non ha niente di speciale. Poi vabbè, qua ho voluto aggiungere queste titti che avevo da piccola. Ma iniziamo dalle prime tasche. Allora, in questa tasca c'è dei fazzoletti presi dall'hotel Eurotel. Vedete? E sono. No, possono essere molto d'aiuto. Un'altra cosa, questa borsa è più una borsa da investigatore perché non lo so, mi sento più me. Comunque, andiamo avanti. Invece in questa tasca c'è un lucidalabbra Lobello che è molto buono. È uno smalto rimmel trasparente. Pure questo molto buono. Passiamo a quest'altra tasca molto grande. Un attimo che prendo uno. Uno squishy, scusate. Vediamo. Cioè, come potete vedere, è piena. Allora, prima di tutto ci sono i miei occhiali da sole. Le che sono prenatal. Sono pure questi molto buoni. Vedete, hanno pure questa stoffa nera. Sono rosa e qua hanno un disegno floreale. Sono ottimi pure per il mare e pure per fare missioni segrete. Ok. E lo si rimette dentro. Lasciamolo là. Poi, sempre dalla borsa, c'è un taccuino da bravo investigatore. Poi può servire sempre un foglio. Poi abbiamo. Mamma mia. La macchinetta fotografica Olympus e fotografa bene, sì, fa pure dei video. Questo qua è il flash e lasciamo questo qua. Anzi, lo mettiamo. Poi ci sono tre tasche. Nella prima tasca, scusate che sto, c'è una mucchina che serve sempre ed è mucchina gel Maxi che è molto utile e serve moltissimo per gli agenti. Poi c'è una seconda tasca che ci sono più cose, diciamo. Nella prima c'è questa bustina dove si mettono le prove. E a me piace tantissimo chiuderle. E la teniamo qua. Poi c'è una lucina. Aspettate un attimo, voglio farvi vedere una cosa. Si può usare pure così questa, oltre a usarla per l'investigatorio, per i giochi del terrore o per raccontare storie del terrore.
Vabbè, ora basta, diciamo. E vabbè, ora che vi ho fatto vedere come si può pure usare, lasciamola stare. Ah, dimenticavo, si può allungare e restringere. Poi sempre nella seconda tasca ci sono questi. Ora vi chiederei, sono delle perline dorate che tengo. Ora vi chiederete a che cosa servono. Beh, ve lo dico subito. In pratica basta aprirle. Se c'è un ladro ne prendi alcune e le lanci. Così il ladro lo acciuffi. E poi sono molto carine. Se vuoi un vestito più bello hai ago e filo, ma non hai niente, con quelle sono fantastiche. Vabbè, poi dicevo, cioè, pure questa, che è una boccetta senza tappo, dove mentre la pulè, lo sapete perché c'è questa? Perché mentre la pulivo il fazzoletto si è incastrato, quindi lasciamo stare proprio. Oh, e infine c'è una apribottiglie trovato nella birra. Quindi, come potete vedere, infine c'è la terza tasca. Eccola qua. Che è la più grande. Allora, vediamo. C'è una specie di piccolo taccuino, un post-it, diciamo. Sono pochi i fogli, ma comunque posso, meglio averne pochi che niente. Poi ho questa piccola borsetta dove tengo i soldi, e per ora ho 3 centesimi, tantissimo, però è molto bella, l'ho trovata in un uovo di Pasqua qualche anno fa o l'anno scorso, non mi ricordo quando, vabbè. Poi un elastico spezzato. Ora vi chiederete come si è spezzato. Allora vi spiego. Stavo facendo sempre questo video, soltanto che poi mi è venuto male, vabbè. E in pratica stavo usando la lente di ingrandimento come fionda. Allora ho tirato troppo e si è rotto. Quindi, non so, pensate voi. Perché faccio così con un mio amico. Vabbè, andiamo avanti. Poi c'è questa lente di ingrandimento bella, tutta viola, il mio colore preferito, con tante margherite. La faccia di gattina. Che carino, no? Che l'ha avuto con il biglietto di un'amica amica per il compleanno, perché siccome lei doveva fare il compleanno, ma voleva trovare un modo originale, così ci è giunto questa. Ed è bella. Poi, infine, c'è una matita, una di quelle solite di tutti, una penna della Gherbino, la scuola dove lavora mio padre, che fa insegnante. Che l'ha presa da quello, e vabbè, una gomma. E niente, ho finito tutto quello che stava nella borsa. Vabbè, quelle cose mo le metto a posto. Il prossimo video che farò sarà che cosa ho di violetta. Come al solito, cliccate mi piace o non mi piace su qui sotto, e niente, vi saluto al prossimo video. Lo so, è ridicolo come saluto. Ciao.